Sì, è una questione molto complessa naturalmente e che proprio per questo deve essere affrontata, perché spesso si usa il totem della complessità per eludere i problemi. In termini generali, e scuserete se sono telegrafico, ma comunque di questo mi sono occupato estesamente per iscritto altrove, direi che perché l'ordine economico, che a me piace chiamare capitalismo assoluto o fanatismo dell'economia, fosse completo, dopo che erano stati dissolti con il 68 i valori borghesi come l'etica e la religione, in grado di frenare l'assolutizzazione del nesso mercantile, cioè l'estensione illimitata della forma merce, primo. Dopo che nel 1989 era stata abbattuta quella forza che con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni aveva tenuto a freno il capitalismo, parlo dell'Unione Sovietica, prova ne è che dopo l'89 si è aperto il ciclo irresistibile delle privatizzazioni, poi Maastricht e la dissoluzione dei diritti sociali che si sta rovinosamente producendo nei nostri tempi, rimaneva ancora da abbattere una cosa, cioè appunto lo Stato sovrano nazionale di cui abbiamo detto in precedenza. Il quale Stato sovrano nazionale, così si può leggere in fondo l'avventura della modernità e lo Ius Publicum Europeum, implicava pur sempre il primato della politica sull'economia. Cioè implicava pur sempre il fatto che all'interno dello Stato sovrano nazionale, con tutti i limiti del caso, era pur sempre la politica a decidere quali politiche economiche fare. Per dire, aveva senso all'interno di quella esperienza la distinzione destra-sinistra, perché un governo di sinistra poteva concretamente fare politiche di assistenza sociale, di creazione di posti di lavoro e quant'altro. Esattamente a questo serve la logica cosiddetta dell'Unione Europea, a smantellare gli stati sovrani nazionali e a imporre il mercato sovrano transnazionale, distruggendo la base democratica propria degli stati sovrani nazionali, sostituendola appunto con una potremmo dire un cesarismo finanziario, dove a decidere sempre solo l'economia e i gruppi chiusi degli economisti, non visti e soprattutto non votati da nessuno, che decidono sostituendosi al posto, sostituendosi ai parlamenti o comunque agli organi che in qualche modo esprimono la democrazia degli stati sovrani. La Banca Centrale Europea è da questo punto di vista un capolavoro di questo smantellamento oligarchico della democrazia degli stati sovrani nazionali. Oggi, quali che siano le volontà di Roma, è Bruxelles a decidere, è la banca centrale a decidere e automaticamente la politica è esautorata rispetto alla sua possibilità di decidere. Ecco, l'Unione Europea, che la propaganda ideologica presenta oggi come il compimento dell'idea d'Europa, come il compimento del grande ideale di Spinelli piuttosto che di Kant, in realtà, ancorché si presenti in queste forme ideologiche, ma anche i totalitarismi del Novecento si presentavano richiamandosi a nobili ideali, in fondo, in realtà corrisponde esattamente a un nuovo assetto totalitario, per il fatto che non vi è nulla della grande cultura europea, sia essa la cultura di Goethe, di Dante, di Cartesio o di Cervantes. Tant'è che oggi, se ci chiediamo in che cosa, in quali ideali si identifica l'Unione Europea, dobbiamo rispondere tristemente che essa si identifica con il fiscal compact o con la crescita dei profitti o con la troika, cioè appunto in ideali che fa ridere chiamare tali. Cioè l'Unione Europea esattamente nasce come imposizione di un ordine spoliticizzato dell'economia in cui gli stati sovrani non possono più ostacolare, limitare i diktat dell'economia. Infatti, la formula teologica che tu prima ricordavi, ce lo chiede l'Europa o anche ce lo chiede il mercato, è quella formula che oggi viene sempre di nuovo utilizzata per imporre quelle che sono scelte non democratiche. Sono scelte dei mercati, cosiddetti mercati, figura quasi divina, imperscrutabile, che decide scavalcando continuamente le democrazie e gli stati sovrani nazionali. Per questo, appunto, io mi sento di dire che oggi, 2015,
la lotta per la democrazia contro il fanatismo economico e contro le derive oligarchiche del sistema mercatistico, deve essere una lotta che sappia intrecciare fra loro il momento della democrazia e della sovranità nazionale. Cioè, appunto, non vi è modo di agire contro l'internazionalismo liberal-finanziario se non coniugando fra loro sovranità nazionale e democrazia. Io non sono un nazionalista, ritengo però che la nazione sia oggi indispensabile come vettore di emancipazione e di democrazia. Dire nazione non vuol dire necessariamente richiamarsi alle peggiori esperienze del Novecento. Dire nazione può voler dire anche fare un uso democratico emancipativo di questo termine. Dobbiamo riappropriarcene, perché oggi le tragedie si consumano, le tragedie sociali sotto gli occhi di tutti, si consumano esattamente in nome dello scavalcamento della nazione e dello scavalcamento dei parlamenti e delle istituzioni democratiche. Ecco, l'Unione Europea sta realizzando in termini economici ciò che nel Novecento si era tentato, e per fortuna non era riuscito fino in fondo, tramite la via politica, tramite la via militare, senza infingimenti. Ciò che la Germania sta facendo oggi è esattamente ciò che stava facendo nel primo Novecento, con il carro armato e il mitra, e oggi sta facendo con l'euro, con la troika e con questi sistemi appunto economici. Basti considerare che il rapporto tra la Grecia e la Germania, lungi dall'essere oggi un rapporto fra stati uguali, democratici e magari pure fratelli, come dovrebbe essere in un'Europa ideale dei popoli, è un rapporto asimmetrico, anzi un vero e proprio rapporto di violenza tramite l'economia e il debito. Aveva scritto il poeta Ezra Pound che il sistema moderno usa il debito per imporre la schiavitù. Usa il debito per imporre la schiavitù. E effettivamente tale tesi è comprovata dagli eventi recentissimi in cui si utilizza questo sistema usurocratico di prestare soldi e poi chiederli appunto indietro in forme usurocratiche, letteralmente, per tenere in pugno i popoli e vincolarli al sistema eurocratico. Naturalmente bisogna qui smentire tutte le false idee, le menzogne veicolate dal sistema propagandistico e dal circo mediatico. Ad esempio, una di queste menzogne è quella secondo cui l'Europa ci protegge dalla guerra. Falso. Siamo già in guerra, una guerra economica. La Germania ha dichiarato guerra alla Grecia. È evidente. Sta portando alla distruzione della Grecia. Spezzeremo le reni alla Grecia, lo sta realizzando l'Unione Europea oggi per via economica. Quindi questa è la prima falsità da smentire. Seconda falsità, l'euro è una moneta, quindi come se fosse una cosa, come se fosse la lira, la stessa cosa. Niente affatto, l'euro non è una moneta, ma è un metodo di governo che serve a imporre le politiche neoliberiste e lo smantellamento degli stati sovrani nazionali. Basti dire il fatto che, a differenza della lira, che era una moneta nazionale che dipendeva dallo Stato, l'euro dipende dalla Banca Centrale Europea e dunque una moneta privata e transnazionale, per usare la quale gli stati devono indebitarsi, devono chiederla in prestito. Per questo dicevo che siamo ormai fuori dai confini della modernità e dallo ius publicum europeum, perché era impensabile per Thomas Hobbes o per Rousseau che lo Stato chiedesse soldi, la moneta in prestito a una banca centrale europea e si indebitasse, perché capisci che con questo paradigma lo Stato non può più garantire la sicurezza, non è più il superiorem non recognoscens. Superiorem non recognoscens diventa l'economia spoliticizzata, il mercato, che appunto è ciò che determina il fallimento anche degli stati. Non so se mi spiego, siamo effettivamente usciti dai confini della modernità. Potremmo dire che ciò che in architettura o in filosofia si chiama il passaggio dalla modernità alla postmodernità, dal punto di vista politico, può essere definito come il passaggio dalla modernità degli stati sovrani nazionali alla postmodernità del mercato unico, sovrano e transnazionale. Ecco spiegato lo scenario in cui siamo. Per cui,
da allievo di Marx, che mi definisco, come mi definisco, mi piace ragionare sui temi dell'Europa andando al di là dei veli ideologici e della propaganda europeista, e mi piace vedere i rapporti di forza che si nascondono sotto questa grande retorica, vedere qual è la dinamica della storia reale che sta sotto a questi grandi proclami e vedere come appunto questo sia veramente il segno del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Ecco, anche tu parli di...